Sai, ogni giorno in tutto il mondo accadono eventi straordinari. Che ne dici? Ricapitoliamo i momenti più belli del 2019? Gennaio. Il 3 gennaio 2019, la sonda robotica cinese Chang'e 4 ci ha portati per la prima volta nella storia sul suolo lunare nascosto. Lo scopo della missione era proprio esplorare il misterioso lato oscuro del nostro satellite. La spettacolare eclisse parziale di sole visibile dal laser orientale del 6 gennaio. Il 21 gennaio è stato invece il turno dell'ultima eclisse totale di luna fino al maggio 2021. L'hanno chiamata Superluna del Lupo. L'eclisse ha coinciso con la prima luna piena dell'anno, che guarda caso era anche super, cioè la luna si vedeva più grande del solito. È stato scoperto che nelle ossa umane passano intere reti di minuscoli tunnel. Si pensa che questo sistema aiuti a irrorare di sangue le ossa, accelerando la circolazione sanguigna. È probabile che quei tunnel siano pieni di capillari altrettanto microscopici. Kiyoshi Kimura, un imprenditore giapponese e proprietario di una catena di ristoranti, ha pagato circa 3 milioni di dollari per accaparrarsi un gigantesco tonno pinna blu al mercato di Tokyo. Nemmeno tanto se pensiamo che il tonno pinna blu è a rischio di estinzione. Gennaio 2019 è stato il mese più caldo mai registrato in Australia fin dal 1910. Scoperta l'esistenza di un mini violino all'interno del nostro orecchio. È una minuscola sostanza gelatinosa, al 97% fatta di acqua. Secondo gli scienziati, questa sorta di budino aiuta a filtrare le alte frequenze da quelle più basse. Febbraio. Si è scoperto che le api sono in grado di addizionare e sottrarre e di capire il concetto di zero. Nuovi studi su fossili di canguri preistorici rivelano che la loro andatura saltellante nacque circa 20 milioni di anni fa, molto prima di quanto gli scienziati pensassero. Un raro esemplare di pantera nera è stato avvistato in Kenya. L'ultimo avvistamento risaliva a 100 anni fa. Il 21 febbraio la sonda giapponese Hayabusa 2 si è posata sull'asteroide Ryugu per raccogliere campioni minerali. Un archivio digitale di oltre 30 milioni di pagine, detto Biblioteca Lunare, è stato inviato proprio verso la Luna. L'idea è di preservare i più preziosi documenti sulla storia dell'umanità e tenerli al sicuro per sempre. Marzo. Il veicolo spaziale Dragon dell'agenzia SpaceX ha completato con successo il primo test di attracco sulla ISS. Era il primo lancio di prova e a bordo c'erano solo un manichino e un carico da 180 kg. Un'impiegata di Google, Emma Aruka Iwau, è entrata nel Guinness dei primati per aver calcolato il pi greco fino ad un esorbitante numero di cifre, 31,4 trilioni. Era il suo sogno fin da bambina e ce l'ha fatta grazie a Google Cloud. Io da bambino sognavo solo le torte. Una super fioritura di papaveri nel Walker Canyon, in California, era addirittura visibile dallo spazio. Una sonda NASA è riuscita a fotografare lo spettacolo dei fiori sbocciati dopo le forti piogge nella regione. Bugatti ha presentato un nuovo modello, la macchina più costosa di tutti i tempi, la Huatour Noir. Prezzo di listino? Quasi 19 milioni di euro per l'unico esemplare costruito. Inaugurata una nuova attrazione turistica, il Vessel ha aperto al pubblico a New York il 15 marzo. L'elaborato edificio ha 16 piani e contiene 80 punti panoramici, 154 rampe di scale e 2500 scalini. La regina Elisabetta ha postato per la prima volta in vita sua su Instagram. L'evento è coinciso con la sua visita al Museo della Scienza di Londra. Il post era la foto di un carteggio tra il principe Alberto e il matematico e inventore Charles Babbage. Armando, un piccione viaggiatore soprannominato il Lewis Hamilton dei piccioni, è stato venduto in Belgio al costo di oltre 1 milione di euro. Aprile. Pubblicata la prima immagine mai vista di un buco nero. Dopo 2 anni di elaborazione, l'immagine è stata composta partendo dai dati raccolti da 8 radiotelescopi sparsi su 4 continenti, tutti puntati verso la galassia Messier 87, distante 55 milioni di anni luce dalla Terra. Per la prima volta dopo 140 anni, in Olanda sono stati avvistati dei lupi. L'aereo più grande del mondo ha effettuato il suo primo volo di test nel deserto di Mojave, in California. Il velivolo servirà a scortare razzi spaziali verso l'orbita e può trasportare un carico da 250 tonnellate.
Dopo aver coltivato delle cellule gustative umane in laboratorio, gli scienziati hanno scoperto che servono anche all'olfatto. Ciascuna cellula contiene molecole molto simili a quelle che si trovano nelle cellule olfattive umane. Ed è stato osservato che reagivano agli odori tanto quanto ai sapori. Un articolo sulla rivista scientifica Nature Geoscience ha svelato che il metano, un gas prodotto da tutti gli esseri viventi, inclusi tu, io e le mucche, è stato trovato nel 2013 su Marte. La sonda Mars Express dell'Agenzia Spaziale Europea ha rilevato tracce del gas vicino al cratere Gale, lungo l'equatore marziano. La Aston Martin, l'iconica casa di auto sportive britannica, ha presentato Rapid E, la sua prima auto elettrica alla fiera dell'auto di Shanghai. Il veicolo può accelerare fino a 250 km/h e il suo prezzo di listino è di $326.000. È stata scoperta una nuova specie di ominide preistorico nelle grotte di Luzon, nelle Filippine. Chiamato Homo luzonensis, era alto circa un metro ed è stato datato tra 50.000 e 60.000 anni fa. E vicino a lui c'era anche una scodella di involtini primavera ancora freschi. Ma no, scherzo! Il lander InSight della NASA, inviato per studiare la composizione interna di Marte, ha registrato il primo martemoto di sempre. Dopo molti anni di test, il primo servizio di consegna a domicilio via drone è diventato operativo in Australia. Un esploratore americano è riuscito ad arrivare fin sul fondo della fossa delle Marianne. Il suo sommergibile, progettato per resistere alle immense pressioni abissali, si è posato sul fondale a quasi 11 km di profondità. È stato fotografato per la prima volta un esemplare di panda albino, naturalmente in Cina. Si sapeva già che esiste una sottospecie di panda dai colori più chiari nel nord-ovest della Cina, ma non se n'era mai visto uno tutto bianco. Maggio. Un coniglietto in acciaio inossidabile, opera del 1986 dello scultore Jeff Koons, è stato venduto all'asta per ben $91.1 milioni. Si tratta del prezzo più alto mai pagato ad un'asta per l'opera di un artista ancora vivente. Sono state trovate prove che dimostrano come già i primi esseri umani avessero popolato le alte cime del Tibet circa 160.000 anni fa. Era una popolazione della specie Uomo Denisoviano. Il navigatore francese Jean-Jacques Savin ha completato con successo una traversata atlantica in una sorta di barilotto galleggiante lungo 3 metri. Il viaggio è durato 122 giorni. Savin ha navigato per ben 4.500 km in mare aperto. Chissà che divertimento! Uno studio pubblicato su Nature Geoscience afferma che la Luna si sta rimpicciolendo. Il nostro satellite è di circa 46 metri più sottile di come fosse appena qualche centinaio di milioni di anni fa. Non solo, la Luna si sta anche raffreddando ed è soggetta a scosse sismiche. La missione spaziale cinese Chang'e 4 ha scoperto che sul lato oscuro della Luna si cela un enorme cratere da impatto. La Luna fu colpita da un asteroide grande abbastanza da frantumare la crosta e raggiungere il mantello. Kami Rita Sherpa, scalatore nepalese, ha stabilito il record di ascese sulla cima dell'Everest. Ci è arrivato per ben 24 volte. Il buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia, la Via Lattea, si è improvvisamente illuminato due volte più del normale. Probabile che abbia catturato qualcosa di enorme. Forse quel tonno pinna blu? Studi genetici hanno dimostrato che le cimici sono molto più antiche di noi. Almeno di 115 milioni di anni. Significa che questi insetti hanno visto i dinosauri. In Cina è stato presentato il prototipo di un nuovo treno a alta velocità a levitazione magnetica, capace di arrivare a 595 km/h. Boh, cos'è tutta questa fretta? Mettendo insieme circa 7500 fotografie scattate nel corso di 16 anni dal telescopio spaziale Hubble, gli astronomi hanno ottenuto un'immagine dell'universo arcaico. Nell'immagine sono visibili 265.000 galassie, la cui luce ci è arrivata dopo un viaggio durato 13,3 miliardi di anni. Giugno. Un'isola a nord della Norvegia ha chiesto di diventare la prima zona del mondo senza fuso orario. Lassù il sole non tramonta mai per 69 giorni, dal 18 maggio al 26 luglio. Normale quindi vedere bambini che giocano a calcio alle 2 di notte e adulti che sorseggiano caffè con gli amici o riparano le loro case alle 4 di notte. Una maglietta appartenuta alla leggenda del baseball Babe Ruth è diventata il più costoso souvenir sportivo di sempre.
È stata venduta all'asta a New York per 5,64 milioni di dollari. Un'eruzione del vulcano Raikouke nelle isole Kurili ha lanciato nell'atmosfera un'enorme nube di gas e cenere. L'eruzione è stata talmente imponente da essere perfettamente visibile anche dagli astronauti in orbita sulla ISS. La NASA ha lanciato un orologio atomico miniaturizzato, detto DSAC. Grande quanto un tostapane, l'aggeggio è stato progettato per ottenere una precisione fino a 10 milionesimi di secondo. Meglio essere puntuali. Un'ondata di caldo anomalo ha colpito l'Europa, portando temperature record per il mese di giugno in Polonia, circa 38 gradi centigradi, Germania, anche lì 38 gradi centigradi, e Repubblica Ceca, oltre 39 gradi centigradi. Due giorni dopo è stato il turno del sud della Francia, con la più alta temperatura mai registrata per la zona, 46 gradi centigradi. È stata lanciata la prima vela solare, una sonda a propulsione interamente solare. Il lancio è avvenuto nella stessa missione che ha messo in orbita l'orologio atomico. Secondo un nuovo studio, se nascessimo con 6 dita per mano, il cervello si adatterebbe senza alcun problema. I polidattili, cioè persone nate con un dito in più su mani o piedi, in effetti non hanno problemi a controllare e usare indipendentemente il loro dito extra. Luglio. Un pezzo di scacchi antico di 12 secoli ritrovato sull'isola di Lewis è stato venduto all'asta a Londra per quasi 900.000 dollari. Nuova eclisse totale di sole osservata in Cile e Argentina. Si spengano le luci. Un'enorme massa di alghe galleggianti si è estesa dalle coste dell'Africa fino al Golfo del Messico, la più grande massa di alghe mai vista. Temperatura record registrata in Alaska. Il termometro in alcune zone ha raggiunto i 32 gradi centigradi. La sonda giapponese Hayabusa 2 si è posata per la seconda volta sull'asteroide Ryugu per raccogliere nuovi campioni. Due volte al prezzo di una. Secondo un nuovo studio, esistono persone più portate ad imparare a ricordare qualsiasi nozione grazie a connessioni cerebrali più efficienti. Gli studi hanno notato che queste persone hanno connessioni neurali più corte e più forti del solito. No, io non facevo parte dello studio. L'asteroide 2019 OK ci ha fatto tremare per quanto ci è passato vicino. L'asteroide, piuttosto grande, è spuntato come dal nulla ed ha letteralmente sfiorato la Terra, passando ad appena 72.500 km da noi, appena un quinto della distanza che ci separa dalla Luna. Un cranio di 210.000 anni fa è stato rinvenuto in Grecia. Si tratta del più antico fossile di essere umano moderno mai trovato fuori dall'Africa. Il Kenya ha inaugurato il più grande impianto eolico di tutta l'Africa. La centrale eolica del lago Turkana include 365 turbine eoliche e, secondo i progetti, contribuirà al fabbisogno energetico della nazione per il 13%. Record di temperature in Gran Bretagna registrato a Cambridge ha sfiorato i 39 gradi centigradi. Eh sì, l'estate scorsa il caldo è stato preoccupante. Agosto. Scoperto un nuovo organo all'interno del nostro corpo. Somiglia a un intreccio di cellule e si trova dentro la pelle. Le cellule sono cosparse di terminazioni nervose e forse ci aiuteranno a capire meglio la sensibilità al dolore. Un baby serpente a due teste, chiamato Double Dave, è stato trovato nei boschi del New Jersey. La NASA ha confermato che la missione per raggiungere Europa, il satellite ghiacciato di Giove, partirà nel 2025. Un robot a grandezza d'uomo chiamato Fedor è stato lanciato verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il robot ha preso parte ad un lancio del veicolo russo Soyuz, partito dal cosmodromo di Baikonur. Il robot è alto circa 2 metri e pesa più o meno 160 kg. Dire che è a grandezza d'uomo, insomma, è un po' riduttivo. Il francese Franck Zapata è diventato il primo uomo al mondo ad attraversare la Manica sul suo skate volante con motorazzi. L'inventore ha percorso i 35 km di distanza in soli 22 minuti. Voglio provare anch'io! Gli astronomi hanno rilevato tracce di una possibile collisione tra una stella di neutroni e un buco nero per la prima volta. Settembre. Per la prima volta dopo più di 360 anni, tutte le bussole hanno indicato il vero nord lungo Greenwich. Il polo nord, infatti, va distinto tra geografico e magnetico. Le bussole indicano quasi sempre solo il polo magnetico, che solo rarissimamente coincide con quello geografico.
Nuovi studi genetici e ambientali escludono che il mostro di Loch Ness possa essere un rettile acquatico preistorico gigante. In compenso, si è scoperto che nel lago vivono tantissime anguille. Forse la famosa Nessie era solo un'anguilla troppo cresciuta? Improbabile. Scoperta una nuova specie di dinosauro in Giappone. Le ossa fossilizzate appartenevano a un animale lungo 8 metri e vissuto circa 72 milioni di anni fa. Era un adrosauro, un pacifico erbivoro, e si tratta del più grande dinosauro mai trovato in Giappone. Gli scienziati hanno trovato tracce che provano come già nel Neolitico, in Gran Bretagna, i contadini bevessero il latte. Per la precisione, la scena si svolse 6.000 anni fa circa. Troppo presto per aggiungere anche la cioccolata. Alcuni ricercatori hanno annunciato di aver scoperto il motivo per cui alcune persone nascono mancine. Dopo aver studiato un campione di 400.000 persone, hanno stabilito che si tratta di una caratteristica genetica. Elon Musk ha presentato Starship, il nuovo progetto della sua SpaceX, che trasporterà materiali ed equipaggi umani sulla Luna, su Marte o persino più lontano nel Sistema Solare. Il vettore rientrerà sulla Terra con atterraggio verticale. La più grande spedizione di ricerca nell'Artico di sempre, la Mosaic, è partita dalla Norvegia. Un team di ricercatori di 20 paesi diversi passerà un anno intero nel cuore dell'Artico per studiare i cambiamenti climatici. Per la prima volta nella storia è stata rilevata acqua su un pianeta esterno al Sistema Solare. L'esopianeta K2-18b, che ha massa e gravità molto più grande rispetto alla Terra, ha tracce di vapore acqueo nella sua atmosfera. Celebrato in tutto il mondo il Batman Day, l'80° anniversario dell'uscita del primo fumetto di Batman. Inaugurato a Pechino un nuovo aeroporto internazionale, il secondo più grande della città. Soprannominato Stella Marina, il suo terminal principale è il più grande al mondo nel suo genere. Un immenso iceberg da 315 miliardi di tonnellate si è staccato dalla calotta antartica. L'enorme montagna di ghiaccio è stata chiamata D28. Chissà se gli hanno dato anche un codice postale. Ottobre. È stato visto utilizzare utensili un rarissimo cinghiale Visayas ospitato allo zoo di Parigi. L'animale ha staccato un pezzo di corteccia e tenendolo in bocca l'ha usato per scavare una buca. Assegnato il premio Nobel per la medicina ai tre scienziati che scoprirono il modo con cui le cellule sintetizzano l'ossigeno. Una pianta nota come Pitt la felce si è scattata un selfie nello zoo di Londra, autoalimentando la macchina fotografica con l'energia prodotta dalla sua fotosintesi. Nuova scoperta scientifica. Possiamo rigenerare le nostre cartilagini, quelle che abbiamo nelle giunture. È stato scoperto infatti che la cartilagine si ripara da sola, soprattutto alle caviglie. Non tanto bene invece alle ginocchia o alle anche. Esposto allo zoo di Parigi, il blob. Un essere gelatinoso, giallo brillante, che non è una pianta, né un animale, né un fungo. Eppure si può spostare da solo, alla velocità di 4 cm l'ora. E può persino autorigenerarsi se lo si divide a metà. L'organismo riesce persino a risolvere problemi, malgrado non abbia un cervello. Secondo nuovi calcoli, l'universo si espande del 9% più rapidamente di quanto si pensasse. Google ha annunciato la creazione del primo supercomputer quantico. Secondo i ricercatori, la macchina ha impiegato appena 3 minuti per eseguire calcoli che anche i più avanzati computer moderni impiegherebbero 10.000 anni per risolvere. Scoperta la più antica perla naturale mai trovata al mondo, su un'isola non lontano dalla capitale degli Emirati Arabi, Abu Dhabi. La perla è stata datata ad almeno 8.000 anni fa. Il telescopio spaziale Hubble ha scattato un'immagine molto nitida di una cometa scoperta da un astronomo dilettante. La 2I Borisov, questo è il nome della cometa, proviene da un sistema stellare sconosciuto ed è il secondo corpo celeste interstellare mai avvistato nel nostro sistema solare. La compagnia di bandiera australiana Qantas ha completato il suo primo test di volo non-stop da Londra a Sydney. Il test serviva a capire gli effetti che un viaggio così lungo può causare a equipaggio, piloti e passeggeri. Il velivolo Boeing 787 Dreamliner ha viaggiato per 19 ore con 49 persone a bordo, lungo una distanza di 17.700 km. Novembre.
Nuovi studi sembrano dimostrare che gli antenati della specie umana si sono alzati in piedi molto prima di quanto sapessimo, 12 milioni di anni fa, anziché 6 milioni. A supportare questa teoria è stata la scoperta di un antichissimo fossile ominide in una cava di argilla in Baviera. Un altro nuovo studio afferma che i serpenti hanno mantenuto delle zampette posteriori per i primi 70 milioni di anni della loro evoluzione. Una ricerca ha svelato che le persone arrivate a 110 anni di età, o oltre, i supercentenari, hanno più cellule immunitarie dette T-helpers rispetto alle altre persone. Si tratta di linfociti e si pensa che proteggano in modo più efficace l'organismo da virus e altre malattie. Mercurio si è messo perfettamente in mezzo tra noi e il Sole lo scorso 11 novembre. Ma che maleducato! Questo allineamento avviene solo 13 o 14 volte nel giro di un secolo. Un librino scritto da Charlotte Bronte quando aveva solo 14 anni per i suoi soldatini giocattolo è stato venduto all'asta a Parigi per $650.000. Un nuovo studio afferma che la velocità dei venti tra Asia, Europa e Nord America è aumentata di almeno 3 volte dal 2010 a oggi. Dicembre. Negli Stati Uniti è stato messo in vendita un nuovo tipo di mela a lunga conservazione. La mela, detta Cosmic Crisp, era in fase di studio già da 20 anni e può conservarsi anche per un anno. Gli esploratori Mike Horn e Borg Ausland hanno completato il loro viaggio di 1800 km alla deriva sulla banchisa artica nella lunga notte polare. Anche loro, bel divertimento! Il primo aereo passeggeri totalmente elettrico ha completato con successo la fase di test in Canada. Il velivolo, un idroplano di 62 anni fa, è stato equipaggiato con un motore elettrico nuovo di zecca. Il test è durato 15 minuti. Quindi niente Londra Sydney per il momento. Scoperto il più antico albero fossilizzato mai trovato. Ha 386 milioni di anni ed è stato trovato nella località di Cairo, New York. Un team di archeologi ha forse scoperto quelle che sarebbero le più antiche pitture rupestre al mondo. Si trovano in una grotta in Indonesia e risalgono a 44.000 anni fa circa. Raffigurano scene di caccia con animali e persone. Scoperta la più profonda depressione di terraferma. È nell'Antartide orientale, vicino al ghiacciaio Denman. Il canyon, ricoperto di ghiaccio, arriva a toccare i 3.500 metri sotto il livello del mare. Record di caldo in Australia. La temperatura media in tutta la nazione ha raggiunto i 40 gradi centigradi. Gli abitanti dell'Asia sud-orientale hanno potuto ammirare una rara eclisse di sole anulare, il cosiddetto anello di fuoco. La sonda solare Parker ha rilevato una strana attività lungo i bordi esterni dell'atmosfera solare. I dati raccolti confermano un'anomala inversione del campo magnetico del Sole e improvvisi lampi di energia nel vento solare. Stiamo allerta! Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.